Riprendiamo con un gioco al quale non giocavo da 21 anni. Another World, un altro mondo. Ci giocavo quando avevo 12 anni nel 1996 e allora i miei amici non mi credevano. Quando io dicevo che avevo finito il gioco, non ci credevano. E adesso vi attaccate a sta cippa perché mo lo vedete che lo finisco. Questo mio amico, che era lui ad avermi prestato il gioco, lui che era il proprietario del gioco non era in grado di finirlo. Io, che l'ho avuto per... dopo una settimana sono riuscito a finirlo. Quindi che cazzo? E io dicevo, guardate che alla fine tutti i miei amici non erano in grado di finirlo. Io, l'unico che era in grado di finirlo, gli ho raccontato il finale del gioco, che dicevo che il protagonista alla fine se ne vola via a cavallo di un drago, e non mi credevano, mi davano del pallaro, credevano che io raccontassi un mucchio di stronzate. Ma scusate, cioè, adesso ve lo faccio vedere io. Cominciamo questa partita ad Another World con il Joypad, gioco del 1991 sviluppato da Eric Cacci, come Caccio si dice. È uno dei primi videogame ad avere una dimensione narrativa oltre a quella puramente videoludica, cioè una dimensione narrativa cinematografica, filmica, cioè praticamente come i videogame moderni. È corto, ma è corto perché all'epoca bisognava fare stare tutto in 1,44 MB la dimensione del floppy, però in quell'1,44 MB e il nostro autore riesce a fare stare tanta di quella roba. E io ho finito Another World e adesso ve lo faccio vedere, bastardi, perché lo so che spiate i miei profili, lo so che state guardando questo video. Allora, New Game. Comincia la fantastica intro che strizza l'occhio al cinema. Come in tutta la roba anni 80, lui arriva con un macchinone, con un Ferrari. Sembra Kung Fury, sembra praticamente... Ed ecco questa inquadratura dei piedi, proprio si strizza l'occhio al grande cinema qui. Questa regia ricercata proprio. In un gioco era tutto fatto col DOS, e questa è la versione 15 Anniversary Edition, quindi la grafica è addirittura migliorata. Pensate che la grafica originale era addirittura peggiore. Questa versione riesce a girare sul mio Windows 7 e supporta il joypad della PlayStation. Comunque ecco, il nostro arriva al laboratorio. E ovviamente cosa usa come computer? Guardate un attimo, guardate un secondo. Ah, prima, ecco, questo qui è il pin del mio bancomat, per chi ne avesse bisogno. Ecco, il nostro, gli viene fatta una scansione tecnologica, cioè questa tecnologia spicciola un po' anni 80. Sono cose che al giorno d'oggi tutti abbiamo. L'identificazione del DNA, sono cose che fanno parte della vita. E Silvio, you've driven here in your Ferrari, gli parla il computer, cioè una intelligenza artificiale amichevole. Ed ecco qual era il massimo della tecnologia concepibile negli anni 80, una specie di interfaccia DOS tridimensionale, cioè c'è cioè un'interfaccia 3D olografica, ma lui utilizza comunque i comandi testuali, cioè capite l'intelligenza, l'immaginazione di allora dove portava. Comunque ecco, dice modification program, run experiment, yes or not. Chiaramente è così al giorno d'oggi. Ed è un acceleratore di particelle che fa partire sta particella, però scoppia un po' un burdello, perché non so se avete visto il telefilm Misfits. A un certo punto vengono colpiti da un fulmine i protagonisti di Misfits e ottengono dei superpoteri. Lui è lì che se ne sta bevendo una bevanda, chiaramente tutti sbevazzano una coca mentre fanno un esperimento sulla fisica quantistica. Cosa succede? Come in Misfits scoppia un temporale e un fulmine colpisce l'acceleratore di particelle, perciò lui si ritrova catapultato in un'altra dimensione. Cioè, come dovete capire che era il 1991, cioè non è che si poteva pretendere più di tanto dalla trama di un videogioco, di uno dei primi videogiochi ad avere la trama, tra l'altro. Comunque è tutto molto curioso, è tutto molto... Ecco il fulmine, ovviamente l'energia attraversa il cemento, l'elettricità è nota per attraversare il cemento armato, e il nostro laboratorio viene trasportato in una dimensione, in un another world, in un altro mondo, esattamente sott'acqua. Sganciamoci dalla scrivania, scappiamo. Ecco, da bambino mi terrorizzavano queste scene e tutti i miei amici morivano qui, anch'io stesso morivo qui.
poi ho imparato a superare anche questa scena qui. Insomma, bisogna pestare questi lumaconi che altrimenti ci avvelenano. Pian piano e usando i calci noi calpestiamo i lumaconi, attenti che ne sbucano fuori alcuni da sopra. Aiuto! Ecco. Ma sono un gran furbo. Beh, vi ho fatto vedere l'animazione del lumacone che ci schiaccia, che ci avvelena. Adesso sto più attento, scusatemi. Non voglio fare durare questo gameplay 40 minuti perché muoio di continuo. Allora, tra l'altro questo è il miglior gameplay italiano ad Another World, perché mi sa che sono l'unico a fare un gameplay di Another World mettendoci anche la propria faccia e tutto il resto. E quindi dai, vieni giù, strunz. Bisogna stare attenti a ammazzarle tutte, perché se poi vengono giù quando noi scappiamo dal leone, perché dopo si scapperà dal leone. Ecco, vieni, bisogna ucciderle. Non vogliamo trovarci le lumache in mezzo quando arriva questa orrenda bestia che mi terrorizzava. Aiuto! Quando ero piccolo mi terrorizzava sta roba. E non ha nemmeno i bordi, non ha nemmeno... Ecco, inciampa perché è un po'... ha una scoordinazione motoria. È praticamente... Aiuto! Ma veniamo stranamente salvati da questi alieni che hanno la caratteristica di avere il fisico di lottatore di wrestling. Praticamente questi alieni sono alti 2 metri con le spalle, sono The Undertaker praticamente. Eccoli, ci sparano, l'unico colpo di quest'arma che non uccide ma stordisce, e veniamo messi in una gabbia insieme a un altro alieno in questo complesso carcerario. È una razza di alieni, diciamo, oppressivi. Sono strutturati molto militarmente, fanno schiavi, sono dei gran bastardi. Ma come si fa qui? Bisogna premere sinistra, destra, far dondolare la gabbia. A nostra Washenga da piccolo me lo sognavo la notte. Questo alieno, il nostro amico fa, ma sua, questo era meglio non sognarselo la notte. Raccogliamo la pistola, l'arma più sborona di tutto il gioco, nonché l'unica. Cosa fa questa pistola? Ha la caratteristica che forma degli scudi. Forma degli scudi con i quali ci possiamo difendere e ingaggiare delle vere e proprie sparatorie. Poi spara un mega raggio come in Metroid. Ma ho finito i colpi! Simpatico. Ah, ok. Dobbiamo difendere l'area finché il nostro amico alieno non supera... Cazzo, ma finiscono i colpi, non è giusto. Scusate, allora, adesso lo faccio meglio. La prima reversione della pistola che prendiamo non è molto carica. Faccio delle gran barriere a sto punto. Dai, sbrigati! Oh, ce l'ho fatta. Andiamo di sopra e vediamo la bellezza di tutto questo posto, insomma, dalla cupola. Ecco, è una specie di carcere, di posto, di castello, con delle torri, con delle cose. E questo, cioè, non ci viene spiegato un granché, tutti parlano l'alienese. Come prima cosa, ecco, superare i primi quadri non è difficile. Però dopo i miei amici non riuscivano a superare i quadri più avanti e non riuscivano a finire il gioco. E poi davano a me dell'impostore, che io invece ero riuscito a finirlo nel giro di una settimana. Cioè, ma stiamo scherzando? Bisognava togliere la corrente in modo che questo alieno non potesse aprire le porte. Così noi basta che distruggiamo la porta e scappiamo. E lui non riesce a ucciderci. Intanto qua però succede un altro po' di bordello, arriva un altro alieno e il nostro amico ci fa scappare giù nelle fogne. Nelle fogne ci sono degli strani sgassamenti di gas che noi dobbiamo evitare per non essere uccisi. Ma non è difficile sto quadro. Fino a qui i miei amici ci arrivavano, più o meno, anche se morivano come se non ci fosse un domani. Morire come se non ci fosse un domani, concetto interessante. Non mi ricordo, per me si bloccavano proprio poco prima della fine comunque. Non erano così scarsi come io vi voglio far credere. Allora, qui bisogna distruggere... Ecco, quella stazione di carica la pistola, ecco,
è come in Super Metroid, insomma, c'è la Recharge Station. Qui, alieni che ci attaccano, il nostro amico che fugge, qui dobbiamo saltare di sotto. Vedete, come tutto cinematografico, ci sono anche trame parallele. È un gioco che, cioè, per il 1991 era 20 anni avanti. Lasciamo perdere che sia corto e tutto il resto. Allora, qui bisogna fare così, saltare di qua. Non sono morto, yeah. Mattoni che cascano giù, macigni. Bisogna stare molto attenti. Quel diavoletto lì, quella specie di pipistrello, mi ha fatto impazzire per giorni e giorni. Fa parte di un enigma che adesso vi vado a svelare. Che se uno non lo sa fa fatica ad arrivarci. Aiuto, non voglio morire! Ah, ok. Via! Quella specie di cose lì, di tentacoli che ci agguantano, non so perché mi ricordano Half-Life. Quando non c'era Half-Life c'era sto gioco qui praticamente. Anche Half-Life è stato famoso per aver avuto una struttura narrativa cinematografica dentro un FPS. Non voglio morire! Ok, dobbiamo andare praticamente qua giù. La prima cosa da fare è andare qua giù e distruggere un muro. Sì, distruggere questo muro qui. Perché poi faremo venire giù dell'acqua. No, faremo da lì, dovremo passare in futuro quando sarà tutto allagato. Quindi ci stiamo preparando la strada futura. È un enigma che ci porta avanti di... No! Che ci porta avanti di un casino, insomma. È un gioco incasinato. È concepibile che dei ragazzi di 12 anni, nel 1996, davanti a un gioco così avveniristico, si perdessero. Io sono l'unico che ce l'ha fatta, quindi sono praticamente il più intelligente tra tutti i miei amici. Quindi... E figuratevi se il più intelligente sono io. Ecco, guardate. Chissà gli altri come sono messi, insomma, se il più intelligente sono io. Vabbè. Comunque sia. Allora, bisogna saltare sto coso, senza finire di sotto. Distruggere questi lumaconi che spenzolano, questi tentacoli che ci assimilano. Poi, riuscire a saltare questi cosi senza finire morto. Ok. Andare avanti, saltare anche questi. Senza fare le cose di corsa. E saltare, saltare, e vai. E andare di sopra. Ecco qui la stranezza, la stronzata, che bisogna sparare a quel pipistrello, poi seguirlo nell'altra schermata e vedere che si fa mangiare dal tentacolo. A quel punto il tentacolo sarà occupato e noi potremo passare, tornare indietro, sopra al pilastro che abbiamo incontrato la prima volta che ci siamo passati, sopra sto coso, sto specie di... distruggerlo e tornare di sopra, ma solo dopo aver distrutto il muro che abbiamo distrutto prima, insomma quella parete che abbiamo distrutto prima. Adesso da qua potremo far allagare tutto. Ecco, non bisognava farlo prima di... c'è una specie di lago e noi siamo sotto al sotterraneo del lago e dobbiamo distruggere una colonna che tiene in piedi tutto il lago. Ma che fantasia fantasiosa! Via! No! Ecco, lo sapevo che non ce la facevo. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. E una specie di piattaforma ci stappa su e ci fa consente di sopravvivere. Che fantasia. Che fantasia. Che fantasia, ma veramente. Qua cosa c'è? Ah, dove siamo... dove abbiamo fatto il salto prima. Ok, questa area qui è complicata. Ecco il nostro amico alieno che è riuscito a infilarsi in un pertugio e tenta di aprire una valvola. Noi dobbiamo in qualche modo aiutarlo. Ecco, non così, non facendoci ammazzare dal primo stronzo che passa. Questi giochi di una volta. Vieni qui, vieni qui. Si muore al primo colpo, non c'è una barra di energia, non c'è niente. Ci schiatta. Guardate qui cosa bisogna fare, roba da matti.
Ecco, c'è un alieno che ci picchia, poi ci prende, bisogna dargli un calcio nelle balle, raccogliere l'arma, sparargli, ecco, uno da dietro mi ha ucciso. No, no, vedete, cioè, e poi uno, cioè, è frustrante dopo un po'. Ce la posso fare, gente, ce la posso fare. Devo raccogliere subito la pistola. Calcio nelle balle. E via, 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 via. Questo è ancora più impossibile. Bisogna fare quattro barriere qui. Andare avanti, una barriera. Se le quattro barriere servivano per prepararci il culo da quello che sta dietro. No, sono morto. Allora, come facevo a saperlo? Cioè, per forza uno deve morirci la prima volta, perché non può saperlo. Mio Dio, si sta anche rovinando il joypad. Allora, mi sto rovinando io. No, non sono riuscito a ucciderlo. Cazzo. Ah, che due. Questi bei giochi vecchi, adorabili, che ricordiamo tutti con affetto. Dai che lo ammazzo. Ah, ce l'ho fatta, miracolo. Vedete perché ho, diciamo, fatto arrivare l'acqua fino a qua? Perché adesso mi posso tuffare. E nonostante non ci sia una barra della respirazione, il nostro personaggio affoga e deve riprendere aria. Mi viene già l'ansia al pensiero, ma non vi preoccupate. Ecco, io adesso mi infilo qua su e riprendo la respiro. Non bisognava infilarsi invece nella prima opzione, diciamo nel primo bivio, altrimenti saremmo morti. Guardate qua, qua è tutto barricato dai dal macigni. Non possiamo più tornare indietro. Dobbiamo andare qua, dove vediamo una specie di filo di conduzione dell'energia elettronica. Noi ci andiamo e lo spegniamo. Questo in qualche modo credo che dovrebbe aiutare l'alieno che era bloccato nei tubi a scappare dai tubi. Sì, fidatevi, è così. Ecco, non sono morto. Grandioso. Vado a prendere il respiro e poi torno indietro. Solo che bisogna fare un'altra cosa per superare quest'area. Mi sa che i miei amici ce la facevano superare anche quest'area. È in quella successiva che rimanevano bloccati. Perché è incasinata. Però se uno prova e riprova, se non è proprio una scimmia, ce la fa, nonostante questo gioco sia stato la dannazione di generazioni e generazioni di giocatori. Perché all'epoca si era abituati a giochi molto più lineari, doversi immaginare di fare tutte queste cose, cioè le situazioni che cambiano, era sconvolgeva la mente dei giocatori sto gioco. Qui c'è un lampadario che cade, ma non si sa perché, cioè almeno io non so perché, so solo che cade. Magari c'era un alieno, se fossimo passati per la prima volta lì ci sarebbe stato tipo un alieno da uccidere con quello stratagemma. Allora ecco, per dire, è un gioco troppo complesso. Il nostro alieno non c'è più. Troppo complesso per 30 anni fa, cavolo. Intanto c'è un altro alieno che mi vuole rompere il culo, mi sa che ci riesce. Il nostro alieno è andato giù per il tubo, ecco, fantastico. E ricominciamo da qui, mitico. No, allora io torno su da qui. Non voglio saperne nulla. Ecco, il nostro alieno è andato giù. Dobbiamo andare qua e fare una cosa molto simpatica. Se c'è una barriera, questo attaccherà con le bombe che gli ritorneranno indietro se chiuderemo la porta. Dopodiché andiamo qua, ricarichiamo la nostra pistola, anzi dopo. C'è un alieno che cammina, lo vediamo riflesso nella palla di vetro del lampadario. Dopo un po' si ferma e lo ammazziamo. Questo era un altro enigma. Molto difficile. Avendo ammazzato quell'alieno possiamo passare, perché
Era un alieno impenetrabile, diciamo, protetto da 4-5 barriere. E comunque questa zona l'abbiamo superata. È un gioco che si completa in 13 minuti se uno non muore mai. 20 minuti se uno muore. Tipo me. Che aiuto! Ecco. Dovevo essere un pochino più veloce. Distruggere la porta appena si scende. E via, cominciare a correre. Vediamo il nostro amico alieno di sopra. Nel tunnels. Arriviamo qua in fondo, ci posizioniamo sotto la botola. Ecco, stavo per dire, ci difendiamo. Stavo per dire. Dai! Comunque anche morendo è un gioco che si completa velocemente! Aiuto! Ecco, il nostro amico alieno ci tira su. Se ne va, ma io so già che rimarrà ostaggio di altri alieni, per cui aggiro la struttura, arrivo da dietro e li sfondo. Come sono action. Roba action fantascientifica anni 90. Sto gioco, ecco che qui il nostro sidekick si rivela utile, il primo sidekick della storia dei videogiochi praticamente. Ci butta dall'altra parte. Si tuffa e rimane aggrappato come un disgraziato. Perciò noi adesso ci buttiamo. E moriamo. Fantastico. Ok, dai, fammi passare. Non mi ricordo come si supera quel punto, maledetto. Ce la farò, ce la posso fare. Uno mi uccide, l'altro no. Cioè, uno lo uccido, l'altro no. Come si faceva a uccidere questi due? Perché? No, e muoio anche così. Dai, alieno. Aspetto che si consumino le loro barriere. No, mi uccidono. Fanculo. Se torno indietro non serve a niente, quindi devo avere del culo, bello. No, quello mi uccide per forza. Ma vaffanculo. C'è un modo, ma in questo momento non me lo ricordo. No, quello riesce sempre a fare una barriera e a farsi avanti. Com'è possibile? No, così muoio io per forza. Se mi butto in avanti mi uccidono di brutto. Che disperazione. Ok,
Oh, ce l'ho fatta, miracolo. Pensavo di non farcela più, veramente. Pensavo di rimanere bloccato lì per, non so, 3 ore. Allora, qui c'è una sequenza molto semplice da svolgere. Bisogna prima andare qua, puntare l'arma a questo alieno, che bloccherà tutte le porte, anche quella di sopra. Poi vedete che qui il pavimento è crepato. Bene, qualcuno dovrà buttarci delle bombe per distruggerlo e farci andare di sotto. Quindi, questo alieno qua, c'è che ha le bombe. Dobbiamo spaccare la porta, lui lancerà le bombe, 1, 2, 3, 4, uccidiamolo. Questo alieno qua ci romperà le scatole, ma la porta sarà barricata, ci darà il tempo per difenderci. Yeah! E andiamo giù a tagliare la corrente elettrica che taglierà la luce e ci permetterà la fuga qua giù. Ecco, qua si farà tutto buio, ci spareranno, molto cinematografico. Non andiamo subito giù, andiamo prima ad aprire questa leva che libererà il Krakenem, i leoni. Schiappiamo. I miei amici qua non ci arrivavano. Fuggiamo, via, 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 via. E salviamo il nostro amico alieno. Yeah! E a questo punto andiamo via. Il nostro amico alieno ci ha insegnato a usare quel teletrasporto che si usava solo facendo così con le braccia. Senza l'alieno non l'avremmo mai capito. Entriamo in un carro armato, cioè all'improvviso un casino di sborronate. Entriamo in un carro armato dentro un'arena infestata da gladiatori e leoni. Dobbiamo attivare dei bottoni prima che il carro armato venga distrutto, che attiveranno l'espulsione. E qui ci sono le aliene a culo nudo. Fan service, anche se sono aliene. È sempre fan service. Il nerd medio sbava davanti a culi nudi di aliene. Dopo una mega sparatoria andiamo avanti. Il nostro amico alieno si ricongiunge a noi, ma zacchete! Veniamo buttati di sotto da un colpo ben assestato. Uno stronzo che passava di lì, invece di lasciarci cadere, come sarebbe stato naturale, ci raccatta per darci un sacco di botte perché è sadico, oltre che masochista, direi. Viene accontentato prendendo un sacco di botte dal nostro amico alieno, che si chiama Buddy, almeno nel manuale del gioco è definito Buddy. Noi strisciamo verso quelle leve, il gameplay cambia di nuovo e si striscia, roba futuristica proprio. Non tocchiamo subito la leva, aspettiamo che la scazzottata svolga al termine. L'alieno cattivo ha avuto la meglio, ma noi lo friggiamo. Poi attiviamo la seconda leva, attiva un teletrasporto, noi ce ne andiamo, strisciamo verso il teletrasporto, qualcuno ci spara, ma noi praticamente ce l'abbiamo fatta a sto punto. Abbiamo completato Another World. Ed ecco qua il nostro Lester, si chiama Lester il protagonista. Stremato, cerca di raggiungere questo drago. Io e i miei amici glielo dicevo: guardate che alla fine in Another World il ragazzo scappa sulle ali di un drago. E loro mi dicevano: sei un pallista, non è vero un cazzo. Mi prendevano per il culo, mi ridevano dietro che non era vera sta storia del drago. Io inventavo le favole. E invece vi dimostro che finalmente, ecco, il drago spiega le ali. Il nostro protagonista, il nostro amico raccatta il protagonista. Montano tutte e due sulla groppa del drago e volano via. E che cazzo, ci ho messo 21 anni per dimostrare che non dicevo stronzate. Finalmente, dal 1996 al 2017. Però l'importante è rimanere coerenti con se stessi e riuscire a dire che ci tenevo, insomma, ancora ci pensavo dopo 21 anni che mi avevano detto che non era vero che avevo finito Another World. Cazzo, ma io sono un esperto di videogiochi, ma scherziamo. Ma scherziamo, certo che avevo finito Another World quando ero dodicenne. Bei tempi, bei tempi. Però, dai, non esisteva YouTube a quei tempi per poterlo dimostrare. Ma mi sono rifatto, mi sono rifatto. Scorrono i titoli di coda. Tutti i francesi hanno fatto sto gioco e anche la successiva 15 Anniversary Edition. Bene, fecero anche un seguito di Another World, ma non venne molto bene proprio a livello di animazioni. Venne una porcheria. Lo stesso autore
si discostò. E la frase finale è: Now go back to another earth. Ora tornatene su un'altra terra. Vi saluto, finisce qui la partita. Ciao 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 ciao.